Ciao a tutti ragazzi, oggi faremo un video di 1000 modi per brindare un po' diverso dal solito. Invece di una ricetta vi farò vedere alcuni modi carini per aprire delle bottigliette di tonica, soda o quello che preferite. L'idea per questo video mi è arrivata da Vlad Slick Bartender, un trainer dell'EBS di Miami, che mi ha concesso l'esclusiva di poter ripetere questo video in italiano. L'attrezzo che utilizzeremo è questo qui, un bottle opener, cioè un apribottiglie da flare. Un attrezzo che ogni buon bartender dovrebbe sempre avere nella tasca posteriore dei pantaloni. Iniziamo subito. Ok, vi spiego come è fatto. Prima cosa è prendere con l'indice della mano destra il nostro bottle opener, fargli fare un giro su se stesso e ritrovarsi in questa posizione, tenendo l'indice all'interno del suo foro e le altre dita che reggono la bottiglia con la testa verso il basso. Il tutto magari mentre ci avviciniamo alla bottiglia. Quindi succederà un qualcosa del genere. A questo punto possiamo incastrare la nostra bottiglia e aprire la nostra bottiglia. Altra tecnica molto carina che possiamo effettuare è questa qui, cioè quella di incastrare il nostro bottle opener sulla bottiglietta, facendola reggere perfettamente in orizzontale, quasi come per magia. Da qui possiamo fare tanti altri movimenti molto carini come questo. Bisogna incastrare il nostro apribottiglie sul tappo della nostra bottiglietta, reggerlo con l'indice e la bottiglietta si reggerà da sola. Il passaggio successivo è quello di disegnare un piccolo cerchio con il nostro indice. Come vedete, la bottiglia gira su se stessa, ma non cade. Facciamo la stessa identica cosa, soltanto passando dietro la nostra testa. Una volta tornati in posizione, teniamo molto forte la bottiglia e alziamo il cavatappi. Un altro modo molto carino è questo. Si è spaventata anche la cameraman. So che questo sarà quello che vi piacerà un po' di più, vi faccio vedere bene come farlo. Tenendo sempre nella solita posizione il nostro apribottiglie, facciamo scivolare velocemente l'apribottiglie lungo la bottiglietta, lungo il collo della bottiglietta, finché non andrà a incastrarsi proprio sul tappo. Questa operazione fatta in velocità produrrà l'effetto visto prima. Altro modo per aprire la bottiglietta è questo qui, quello di incastrare il cavatappi in modo tale che si regga da solo sopra la bottiglietta e poi magari dare una bella gomitata per far sì che si apra. Da questa posizione possiamo fare tanti altri passaggi, come ad esempio questo. Senza muoverlo, capovolgiamo la nostra bottiglia e la andiamo a tenere in equilibrio sul nostro avambraccio o sul nostro gomito, o anche qui, o anche qui. Il modo migliore per finalizzare questi movimenti è questo qui, è molto semplice. Una volta che abbiamo preso un po' di confidenza con la bottiglia sul nostro avambraccio, andremo a prendere al volo, tenendo l'apribottiglie e la bottiglietta, e successivamente andiamo ad aprire come visto prima. Il prossimo movimento prevede addirittura tre oggetti. Potete farlo sia con questa apribottiglie classico, come abbiamo visto finora, ma è preferibile, se l'avete a disposizione, una apribottiglie con una copertura in PVC antiscivolo. Concentrati, perché questo è molto figo. Il trucco sta nel prendere il cavatappi come nostro solito e andarvi a appoggiare il bicchiere sopra. Quando abbiamo preso un po' di confidenza con questa posizione, potremo incastrare la nostra bottiglietta qui sotto. Il movimento che dovremo fare è dare una spinta verso l'alto. Prima di far ciò, vi consiglio di fare pratica soltanto con il bicchiere. Dovremo lanciarlo e riprenderlo con la stessa mano con la quale teniamo il cavatappi. Meglio ancora se inizialmente, per non distruggere un set intero di bicchieri, provate con un mixing tin. L'ultima tecnica che voglio proporvi è quella del sabrage, cioè la stessa cosa che si fa con le bottiglie di champagne e di prosecco. Il sabrage è quello che tutti quanti conosciamo un po' come la sciabolata delle bottiglie. Per fare un corretto sabrage teniamo la bottiglia con la mano sinistra e con la mano destra facciamo scorrere il nostro apribottiglie lungo la bottiglia molto velocemente. Non in un punto qualsiasi, ma andiamo a vedere dove. Come vedete, tutti i tipi di bottiglia hanno delle righe, ce ne sono due per ogni bottiglia. Proprio lungo quella riga noi faremo scorrere il nostro apribottiglie. Il movimento sarà un movimento rapido e secco e dovremo andare ad impattare lungo questa parte qui della bottiglia, recidendo di netto il collo. Succederà praticamente questo. Come vi dicevo in precedenza, il collo è stato reciso di netto. Non vi preoccupate per i vetri, è una cosa totalmente sicura, questo perché l'anidride carbonica presente nella bottiglia spingerà al di fuori qualsiasi piccolo frammento di vetro.
Lo so che la sciabolata è quella che poi alla fine vorrete riprovare un po' tutti quanti. Per questo vi garantisco che è una delle pratiche un po' più semplici. Difatti, una volta fatto un po' di pratica, sarete in grado di sciabolare con qualsiasi cosa, anche con un bar spoon. Ebbene ragazzi, questi sono soltanto alcuni dei modi più carini per aprire una bottiglietta, cercando di strappare un sorriso ai nostri clienti. I trick che ho appena fatto, ragazzi, sono alla portata di tutti, può farli chiunque, quindi non vi spaventate se non siete dei bartender, potete comunque provarci. Bene ragazzi, se vi è piaciuta questa puntata un po' diversa di mille modi per brindare, io vi invito a farmelo sapere qui sotto e aspetto di vedere le vostre storie in cui provate a sciabolare le bottiglie o provate a stapparle in uno dei modi visti durante il video. Ovviamente taggatemi e taggate anche Vlad Slick Bartender. Ragazzi, ci vediamo la prossima settimana con un altro dei mille modi per brindare. Salute!